No, io intanto voglio subito dire che mi scuso perché sono un po' rintronato, perché non so come voi, ma ho passato una parte notevole della notte a seguire quello che succedeva dalla Francia e anche a viverne le angosce, anche perché mi è venuto in mente, anche pensando al dibattito di questa mattina sull'Otis, sui movimenti eccetera, che noi dal 91 siamo in una condizione permanente, dalla prima invasione del Kuwait da parte di Saddam, siamo in una condizione permanente in cui periodicamente veniamo presi dal meccanismo della guerra, poi lo rimuoviamo, poi questo va sotto traccia, poi torna, adesso ci siamo dentro. Voglio anche ricordare che il movimento, la cosiddetta seconda potenza mondiale, il movimento pacifista, è stato spazzato via dall'11 settembre. Voglio ricordare come eravamo nel mondo e come è stato spazzato via dalla logica di guerra. Quindi penso che noi dobbiamo mantenere, forse riconcentrarci su queste questioni, la guerra, i suoi effetti sulla vita quotidiana, sulla nostra democrazia, sulle nostre convivenze e così via. Detto questo, voglio però non saltare, ovviamente, non prendo la scusa, sarebbe, non salto sicuramente la discussione come inizialmente è stata proposta. E devo dire che parto con gli elogi, come si fa nei confronti dei libri, perché se no... E dei defunti. Si parte con gli elogi. Quindi io penso che Piero Bernocchi abbia fatto un lavoro unico, cioè non ce n'è in giro, questa è la verità. Faticosissimo tra l'altro, immagino, perché è un lavoro meticoloso, documentato, parlo del suo primo libro. Il secondo è una specie, per usare il linguaggio della televisione, di spin-off, no? Cioè è come quando da una serie televisiva poi un personaggio fa un'altra serie e cresce, quindi non so se ci sarà un terzo spin-off, non mi sa di no. Ecco. Quindi comunque il secondo ovviamente raccoglie e ci sono, ma io credo che il punto centrale è comunque i libri vanno letti assieme, sì, secondo me, con calma, con ponderazione, perché sono libri pieni di analisi di idee e, ripeto, di lavoro. E io, di fronte a tutte queste questioni, credo che noi dovremmo proprio sottolineare questo aspetto, cioè libri così meticolosi, così documentati, dove c'è tanta fatica dietro, io ne ho trovati pochi in giro ultimamente, anzi nessuno, sì, no, in Italia almeno, fuori sì, ma insomma, ecco, quindi la prima cosa che voglio dire è questa, e non lo dico per excusatio, perché poi farò anche delle critiche, lo dico perché è proprio così, cioè credo che dobbiamo ringraziare Bernocchi perché ci ha fornito uno strumento vero di discussione, di riflessione su cui torni, che non è sull'attualità, su cui poi l'hai letto il saggio, il testo sull'attualità e poi diciamo così, e poi è mangiato, no, una cosa che lo riprendi tra 5 anni, c'è ancora tutto, quindi questo lo voglio dire. Detto questo, voglio subito entrare, siccome appunto il tempo è lungo e un sindacalista, un anziano in particolare, può parlare delle ore su queste cose, voglio partire sui 3-4 nodi della riflessione che fa Bernocchi, ce ne sono molti, ma quelli che più, adesso qui succede che anche mi si è cancellato, siamo vecchi con queste tecnologie, siamo e dicevo, voglio ripartire dalle questioni di fondo che peraltro in parte non ho sollevato anche nel secondo libro, diciamo nel mio commento nel secondo libro, ma che in realtà poi qui vanno oltre perché torno alla discussione centrale. Primo punto, diciamo di impianto, di metodo. Io non sono, pur avendo fatto anch'io questo, cioè cercare di cogliere i punti comuni, non sono d'accordo con, gliel'ho scritto, con diciamo così, il tentativo di cogliere più le similitudini che le differenze. Penso, su questo sono d'accordo assolutamente con l'approccio metodologico di Marx,
che compito dell'analista, dello storico, è cogliere più le differenze, perché il mondo è tutto unificato. Noi abbiamo il, come si dice, il, non so se il 99, non so qualcosa per cento di DNA in comune con lo scimpanzé, però quel piccolo zero qualcosa è quello che fa tutta la differenza. Fa tutta la differenza. Questo per dire subito che io non sono d'accordo con un approccio che pure ha delle ragioni, non voglio sottolineare, che partendo nella storia centrale del movimento operaio e delle lotte degli ultimi 200 anni, mette assieme un filo rosso che attraverso la denuncia di quello che lui in parte usa questo termine, in parte no, viene chiamato il giacobinismo dei rivoluzionari, parte da Marx, arriva a Lenin e giunge necessariamente a Stalin. Io non sono d'accordo con un impianto che possa sottolineare appunto quello che dice brutalmente Piero, dicendo che lui è per buttare anche il bambino e non solo l'acqua sporca. Io non sono d'accordo, lo dico proprio chiaramente, non sono d'accordo con questo impianto. Penso invece che il compito nostro fondamentale sia di fare un'operazione culturale, filologica e anche, se necessario, anzi soprattutto quella che mi interessa, di politica e di iniziativa sociale opposta, cioè cogliere le differenze, cogliere i passaggi, cogliere i momenti nei quali certo che c'era un'ispirazione comune, ma basterebbe altre cose per certe scelte, per fare altre scelte rispetto a quelle che nessuno di noi può sapere come sarebbe andata la storia dell'Unione Sovietica se Lenin, se l'ictus di Lenin non ci fosse stato o fosse venuto 3-4 anni dopo. Ci sono passaggi decisivi nella storia dell'umanità che sono anche fatti da questi eventi, e io credo quindi che dobbiamo discutere ovviamente del fatto che è chiaro che ogni processo rivoluzionario è un processo che ha una inevitabile ferocia. Questo è un po' in parte nella natura umana, appunto, come sottolinea più volte nella sua parte antropologica molto bella Piero, è nella natura umana. Noi siamo contemporaneamente sociali e gerarchici, siamo tutte e due le cose, siamo una specie sociale e gerarchica. A volte prevale l'uno, a volte prevale l'altro, a volte si trova un equilibrio che è l'unico modo così possibile per vivere questo. Non siamo in grado di essere totalmente sociali, non siamo in grado, anzi o meglio, quando ci capita di essere totalmente gerarchici, ci sono gli orrori. Io penso che quindi prima di tutto bisogna cogliere questo. L'idea di Marx è un'idea profondamente libertaria e liberatoria, tant'è vero che Marx, pur non avendo neanche un suo fedele, un suo uomo dentro la Comune di Parigi, io lo apprezzo questo, non c'era un marxista dentro, cioè, ma non marxista nel senso teorico, cioè militante delle organizzazioni vicine a Marx dentro la Comune di Parigi, Marx dice quello è il modello per me e la difende, quindi non ce n'era uno dei suoi dentro la Comune, erano tutti prudoniani, branchisti, anarchici, bacconiniani, cioè tutti quelli che l'hanno combattuto. Quindi non si può mettere ovviamente, quindi vuol dire che c'è una c'è nella storia, nelle persone, una capacità di analisi e di storia che sono. E poi la stessa cosa si può fare anche su Lenin. Lenin è chiaro che c'è un'utopia in stato di rivoluzione, cioè, una grande carica utopica, ma è una carica utopica che ha fatto. Che è parte di un processo che io lo vedo, lo dico così, io oggi sono per dire che forse la cosa vera è che la rivoluzione russa e quello che è successo nell'Unione Sovietica è stato un salto di secoli nella vita dell'umanità, che non siamo riusciti a reggere. Un salto di secoli, cioè l'idea di un sistema che funzioni, se pensiamo alla società di oggi, che provi a funzionare e con tutti i suoi difetti e orrori per 50 anni ha funzionato, un sistema che funziona senza il mercato, la finanza o almeno
senza il sistema capitalistico finanziario e che sia in grado di funzionare. Poi non ha retto, era avanti probabilmente di secoli, sì, probabilmente sì, era avanti di secoli, però ci ha indicato, e questo io ne sono assolutamente convinto, una prospettiva. Perché qui arrivo al punto del secondo titolo, del titolo del secondo libro. Il nodo è questo, che come andare oltre il capitalismo? Perché questo è il problema, no, centrale. Non si può saltare questo passaggio. Io sono convinto, adesso io non sono così ottimista sul fatto che questa sia una crisi. Sono d'accordo sull'analisi che faceva prima Bersani sulla descrizione di quello che sta avvenendo nel capitalismo, però io non sono convinto che sia una crisi, io credo che sia un modello di se stesso che il capitalismo sta costruendo. Su questo ha assolutamente ragione Ciccarelli, poi su tutto il resto non sono d'accordo, poi dirò perché, ma su questo ha assolutamente ragione Ciccarelli quando sottolinea ad esempio il modello Milano come un modello che è appunto di capitalismo escludente, ladro, fondato sulla crisi, ma che funziona e che costruisce una sua base, costruisce un suo sistema. Chi ha detto che il capitalismo debba sempre crescere? Negli anni tra il 1890 e il 1917, più o meno, cioè il 1913, anzi tra il 1880, il capitalismo ha vissuto un'epoca di espansione nella stagnazione. I dati di Marx, l'ultimo Marx si arrabattava a studiare il fatto che c'era stato un crollo totale degli indici tradizionali di sviluppo della prima fase di capitalismo. Però il capitalismo è capace di espandersi per vie, come si dice, laterali, per vie orizzontali. E oggi è così, l'assalto ai beni comuni è questo. Pensiamo davvero che nell'Europa occidentale i margini di profitto si ricostituiscano con la produzione manifatturiera? Certo che no, i margini di profitto si ricostituiscono con la speculazione edilizia, quella sanitaria, quella sulle pensioni, quella con la recinzione di nuove terre comuni. Quindi io onestamente vedo l'aspetto di crisi, perché sennò sarei un deficiente, vedo le contraddizioni, non ho mai creduto che ci sia un piano del capitale che funziona, eccetera, però vedo anche le spinte forti e vedo anche che noi, di fronte anche alla vulgata capitalista, cioè al senso comune capitalista, in mezzo alla gente, al bar, siamo molto più deboli di prima. C'è stata una distruzione di senso comune socialista nel nostro mondo, nelle nostre società. Se parli nel bar, sembra di parlare spesso con tutti i piccoli imprenditori che hanno la loro idea, cioè che fanno anche compagni, anche gente che ti ragiona già in termini come ma sì, questa è cioè il senso del quel pensiero socialista comune di fondo. Che mi piace molto, oggi mi è capitato di leggere ieri un'intervista di John Waters, Pink Floyd. Roger, il nome non è John. Vabbè, può darsi. No, può darsi. Io mi ricordavo John. È documentato. Beh, mi fido. Waters, allora, va bene. Waters è. Tu non senti Pink Floyd? No, come no? No, non da piccolo, ero già anziano. Eri troppo comunista. Ero già anziano, poi arriviamo ai comunisti. E dicevo, Waters, il quale ha detto che la questione di fondo per gli Stati Uniti è il pensiero e l'idea del socialismo. Ecco, vabbè. Visionario, ma insomma, questo però è la sostanza del nostro mondo, cioè noi nell'Europa, in Italia, sembra che noi, cioè non siamo nell'anno zero, abbiamo una storia che nasce dal socialismo, dal comunismo, da un pensiero comune, dal fatto che c'era milioni di persone che
pur non avendo letto Marx, pur non avendo letto Lenin, giudicavano il mondo sulla base di alcuni principi cardinali che erano il giudizio sull'eguaglianza sociale, sul pubblico, su tutte queste cose, che sono state spazzate via. Oggi c'è questa, questo succedaneo del pensiero socialista che è, su cui Marx sparava a zero, che è i diritti. Siccome le persone ovviamente non è che hanno voglia di venire schiacciate, i diritti. Marx scrisse in un commento sarcastico su uno dei programmi socialdemocratici della socialdemocrazia tedesca che si concludeva dicendo, ecco, poi bla 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 e avanti con i diritti dell'uomo. Ecco, c'è un modo per supplire a un... Quindi la questione è questa. È un, diciamo, l'avanzamento enorme del pensiero e del modo di pensare e della cultura e del senso comune capitalista, di un capitalismo feroce, di un capitalismo indisponibile ai compromessi sociali, lo vediamo tutti i giorni, di un capitalismo anzi che fa del compromesso sociale un male e poi te lo presenta anche con buone motivazioni, non voglio dire, come inciucio, porcheria, sindacato, corruzione, cioè, l'offensiva che c'è anche contro la corruzione è un'offensiva liberista, ci vuole il mercato, l'ATAC non funziona, bisogna privatizzarla. Questo è, finalmente, se ci sarà un padrone che fa funzionare le cose. Questo è il succo del pensiero che viene, reazionario, che di massa, che viene diffuso, e di cui Renzi è sicuramente un'espressione politica. Ora, io penso quindi che da questo punto di vista c'è la necessità, lo dico con molta brutalità, mi scuso, non credo nessuna possibilità, sono già state consumate tutte le terze vie. Quando non ci sono terze vie, non c'è la terza via del comune, cos'è? Io ogni tanto mi capita di prendere il tram e di passare da piazza di Porta Maggiore, dove c'è questa grande scritta, né pubblico né privato né comune, e mi viene in mente la mia infanzia, che, io mi sono iscritto alla FIDC con i calzoni corti a Bologna, nel PC Emiliano. Mi viene in mente la mia infanzia, dove uno degli slogan fondamentali allora del movimento delle cooperative era proprio questo, cioè, noi non siamo lo Stato, non siamo il privato, noi siamo il sistema cooperativo. Quindi abbiamo visto cosa vuol dire, non esiste. Non c'è una via di mezzo, o è pubblico o è privato. Poi discutiamo di com'è il pubblico. Poi discutiamo di com'è il pubblico, se il pubblico è autoritario o il pubblico è autogestito, ma o è pubblico o è privato. Non c'è terze vie. Chi pensa a terze vie si perde. Questa è la verità. E questa è una questione di rigore nelle nostre discussioni che io credo sia giusto affrontare. Così come questa questione dell'operaismo e dei ceti medi che ho sentito adesso qui, permettetemi, da Ceccarelli. Allora, io voglio ricordare che la storia del PC non l'ha fatta, e io sono uno di quelli che tra l'altro non è neanche convinto che sia una bellissima cosa, non l'ha fatta Bordiga, ma la storia del PC l'hanno fatta Gramsci e soprattutto Togliatti. E anche qui in Emilia io ricordo delle discussioni feroci all'interno del PC tra noi ingraiani, operaisti, mezzi anarchici, contestavamo in nome dell'operaismo, certo, nelle sue varie versioni, l'idea dell'alleanza con il ceto medio. Quindi se si vuole rivalutare Amendola, io dico, si può anche fare, però bisogna dirlo. Bisogna dirlo, perché la verità è questa. Io ricordo una discussione ferocissima che avemmo nella federazione bolognese del PC a proposito sui lavoranti a domicilio tessili, cioè quelli che si c'erano allora nel settore calzaturiero, c'era una struttura di subappalti sparita veniva data a casa alle lavoratrici, alle lavoranti, e che noi sostenevamo il
il gruppo dirigente amendoliano del Partito Comunista Bolognese sosteneva che questi lavoratori, queste lavoratrici in gran parte, esili a casa, erano proletari come gli altri, perché anche se lavoravano a casa, anche se avevano la partita IVA, l'equivalente della partita IVA, anche se erano formalmente artigiani autonomi, in realtà erano dipendenti. Noi dicevamo di no. Un conto sono i dipendenti, un conto gli altri. Sbagliavamo noi in quel caso, aveva ragione Amendola. Quello che voglio dire è che non siamo all'anno zero su queste cose, non inventiamoci una storia che in Italia non è mai esistita, anche perché rischiamo di polemizzare con posizioni che poi in realtà sono quelle che facciamo nostre, e allora questo ci porta in confusione. Bene, ho voluto dire queste cose per dire che, appunto, fatto che secondo me oggi noi invece abbiamo proprio bisogno di riprendere una ricerca di che cos'è il socialismo, di cos'è il pubblico, di cos'è il potere pubblico, proprio per evitare di riprodurre gli errori e gli orrori del passato. Credo che questa sia la strada sulla quale si deve lavorare, e penso che questa si misura inevitabilmente con i sistemi di potere, perché questo poi è il nodo centrale. Non è che le rivoluzioni nascono cattive, le rivoluzioni diventano cattive perché a un certo punto sono tutte di fronte al bivio: continuo a essere puro e vengo distrutto, oppure adotto i mezzi dell'avversario per vincere e magari riesco a sconfiggere l'avversario e però mi autodistruggo perché mi sono inquinato da solo. Questo è un nodo da cui non si esce solo teoricamente, ma con la riflessione, con l'approfondimento e con la ricerca continua delle soluzioni reali. Grazie.